Per 300 anni, il destino della potente dinastia dei Romanov fu legato a quello della popolazione russa che governava. Ma nessuno dei monarchi fu perseguitato da un destino più tragico di quello di Nicola e Alessandra, gli ultimi sventurati zar della Russia imperiale. A prima vista, lo zar viveva un'esistenza incantata con la famiglia nel radioso splendore dei suoi palazzi a San Pietroburgo. Eppure, dietro questa brillante facciata, si nascondeva un oscuro segreto. Il loro giovane figlio Alexei, unico erede al trono, soffriva di una malattia misteriosa che minacciava la sopravvivenza dell'intera dinastia. Per curare il giovane principe, fu introdotto nel palazzo imperiale un taumaturgo di nome Rasputin. Come riuscì questo contadino, ben presto ribattezzato il Demone Santo, a guarire il principe in modo apparentemente miracoloso? E qual era l'agghiacciante profezia finale con cui annunciò la caduta dei Romanov? La dinamica dei fatti relativi alla notte in cui lo zar Nicola, sua moglie Alessandra e i loro figli vennero assassinati diventò uno dei misteri più inquietanti del XX secolo. In quella sera fatale morirono tutti i Romanov o ne sopravvisse qualcuno? Questa donna, Anna Anderson, era in realtà Anastasia, l'ultima dei Romanov, o solo una formidabile truffatrice? Seguiteci nel nostro viaggio oltre le mura che circondano il minaccioso palazzo della Russia imperiale. Esploreremo insieme i foschi misteri che avvolgono la sventurata casata dei Romanov. Mia amata, sono riuscito a controllarmi durante il ricevimento, ma è stata una dura lotta. Vi desidero terribilmente, più di quanto le mie parole riescano ad esprimere. Vi bacio teneramente, Nicola. Mai avrei potuto pensare che potesse esistere un tale sentimento di unione tra due mortali. Vi amo, Alessandra. Nicola e Alessandra furono gli ultimi zar di tutte le Russie, gli ultimi membri della dinastia imperiale dei Romanov a governare. La loro storia d'amore fu segnata da intrighi e atmosfere tragiche, come la vasta e misteriosa terra della madre Russia in cui ebbe luogo. Per secoli, dai loro palazzi a San Pietroburgo, i Romanov regnarono sull'immenso impero con potere illimitato. Gli zar erano considerati una presenza divina, l'incarnazione di Dio in terra. Ma proprio l'incrollabile convinzione di Nicola II di discendere dal potere divino fu l'origine dei mali che portarono alla sua distruzione. Stranamente, Nicola iniziò la sua carriera come timido principe senza velleità di sovrano. Da bambino era stato testimone dell'assassinio del nonno, ucciso da una bomba in un attentato, e da quel momento in poi visse con la sensazione che un disastro si sarebbe abbattuto su di lui. Il 4 agosto 1894 il principe 24enne dovette affrontare il momento che temeva da tutta la vita. In realtà Nicola non voleva diventare imperatore e infatti quando suo padre, lo zar Alessandro III, morì, il giovane principe in preda alla disperazione si gettò tra le braccia di un amico e piangendo disse: «Non posso, non so niente dell'arte di governare. Ho paura, ho tanta paura». In questo periodo tormentato, tuttavia, Nicola trovò conforto in una radiosa speranza. La giovane principessa tedesca Alessandra Fiodorovna. Il loro primo incontro avvenne a un ricevimento di nozze nel palazzo invernale di San Pietroburgo. Lui aveva 16 anni
lei solo 12. Nicola e Alessandra si amavano profondamente, non c'è alcun dubbio. Si erano innamorati nell'istante stesso in cui si erano conosciuti da bambini. Erano assolutamente legati e devoti l'uno all'altro. Come rivelano i loro diari personali e le lettere, la coppia reale era unita da una straordinaria passione. Un anno e mezzo prima dell'incoronazione, Nicola e Alessandra si sposarono, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quest'unione, apparentemente ideale, avrebbe scatenato un terribile destino che andava al di là della loro stessa comprensione. Nel 1896 Nicola e Alessandra furono incoronati zar e zarina di tutte le Russie in una delle cerimonie più sfarzose e indimenticabili del loro tempo. I cannoni tuonarono in tutta Mosca, mentre la splendida processione reale, fiancheggiata da centinaia di guardie, fece il suo ingresso nel Cremlino. Durante la frenesia delle celebrazioni, mentre venivano serviti pane e birra alla folla, oltre 1000 uomini, donne e bambini furono calpestati a morte. Molti videro in questo incidente il presagio di terribili sventure. È possibile che questa disgrazia abbia acuito l'impressione di Nicola di essere perseguitato da un destino avverso? Quella sanguinosa tragedia fu solo una delle innumerevoli sofferenze che si accumularono nella sua mente. E forse quel fatalismo che contraddistinse il comportamento di Nicola fin dai primi giorni del suo regno e la convinzione di essere perseguitato da un destino avverso svolse un ruolo fatale nel suo avvenire. Sebbene perseguitati dal fato avverso, quando lo zar e la zarina appena incoronati iniziarono la loro vita insieme, osarono sperare che nella magnificenza dei palazzi reali avrebbero trovato rifugio dalle loro premonizioni di morte. Sembrava che il loro amore li potesse proteggere dal destino. La loro unione, tuttavia, aveva anche un significato politico. Lo zar doveva mettere al mondo un erede maschio per assicurare la sopravvivenza del trono imperiale. Che fosse il fato o la coincidenza, nonostante la necessità di avere un figlio maschio, Nicola e Alessandra diedero alla luce 4 femmine. Alla nascita di ognuna delle figlie, Tatiana, Maria, Olga e Anastasia, l'ansia della coppia reale aumentava. In preda alla disperazione, Nicola e Alessandra chiesero l'intervento divino e si immersero con fervore nel misticismo della fede russa ortodossa. Finalmente le loro preghiere furono esaudite. Sopraffatto dalla gioia, Nicola registrò così il lieto evento nel suo diario. È senza ombra di dubbio un grande, indimenticabile giorno in cui la misericordia di Dio ci ha visitato. All'una in punto, Alessandra ha dato alla luce un maschio. Nicola, 5 agosto 1904. La nascita tanto attesa dell'erede al trono imperiale, Alexei Nikolaevich Romanov, venne accolta con grande gioia. Ma proprio l'evento che sembrava preannunciare grande felicità serbava invece una tragedia impensabile.
L'erede al trono era nato con un problema fatale che lo zar e la zarina erano determinati a tenere segreto. Lo zar e la sua famiglia non avevano praticamente alcun contatto con il mondo esterno. La famiglia era una cosa sacra. Una sorta di bozzolo in cui non potevano entrare estranei. Nessuno aveva il permesso di penetrare nell'intimità della famiglia, ad eccezione di pochi prescelti. Era l'estate del 1905. E dietro le mura del palazzo di San Pietroburgo, lo zar e la zarina celavano un segreto ben custodito. Il giovane Alexei, unico erede al trono di Russia, era affetto da una rara e temuta malattia, l'emofilia. Un incurabile malfunzionamento del fattore di coagulazione del sangue, a causa del quale anche la più piccola escoriazione gli avrebbe provocato una pericolosa emorragia e perfino la morte. Perseguitata dal tormento del figlio, Alessandra si convinse che Dio ignorava le sue preghiere. Così decise di rivolgersi a un santone che le facesse da intermediario con la potenza divina. Nicola e Alessandra avevano una visione religiosa della vita. Organizzavano incontri con uomini pii di ogni sorta. Un gran numero di uomini e donne avevano accesso al palazzo. Incontravano lo zar e sua moglie, discorrevano con loro di questioni religiose e offrivano consigli. Uno degli invitati nella residenza privata della famiglia reale era un guaritore mistico originario di una località isolata della Siberia, che avrebbe alterato per sempre il corso della storia russa. Il suo nome era Grigori Rasputin. Quando Alessandra condusse il santone dal principe, il ragazzo era disteso sul letto a causa di una dolorosa emorragia interna. Un vecchio film muto rievoca lo storico evento. Alessandra si convinse che Rasputin avesse salvato suo figlio. Ma ancora oggi il modo in cui Rasputin abbia realizzato quello che sembrò un miracolo è oggetto di un'accesa controversia. Il mistero più grande relativo alla vita di Rasputin è come riuscì a guarire Alexei. Secondo alcuni usò l'ipnosi, secondo altri si trattò solo di una coincidenza. Ma nessuna di queste teorie è convincente. Nessuna spiega, ad esempio, come fu possibile che per più di 10 anni Rasputin curò Alexei. Convinti che Rasputin possedesse poteri terapeutici divini, i Romanov lo invitarono a far parte della ristretta cerchia familiare. Ma una volta giunto a San Pietroburgo, il suo bizzarro comportamento rivelò un lato ancora più oscuro e sinistro, segnato da un vorace appetito sessuale. Per 300 anni, il destino della potente dinastia dei Romanov fu legato a quello della popolazione russa che governava. Ma nessuno dei monarchi fu perseguitato da un destino più tragico di quello di Nicola e Alessandra, gli ultimi sventurati zar della Russia imperiale. A prima vista, lo zar viveva un'esistenza incantata con la famiglia nel radioso splendore dei suoi palazzi a San Pietroburgo. Eppure, dietro questa brillante facciata, si nascondeva un oscuro segreto. Il loro giovane figlio Alexei, unico erede al trono, soffriva di una malattia misteriosa che minacciava la sopravvivenza dell'intera dinastia. Per curare il giovane principe fu introdotto nel palazzo imperiale un taumaturgo di nome Rasputin. Come riuscì questo contadino, ben presto ribattezzato il Demone Santo,
a guarire il principe in modo apparentemente miracoloso. E qual era l'agghiacciante profezia finale con cui annunciò la caduta dei Romanov? La dinamica dei fatti relativi alla notte in cui lo zar Nicola, sua moglie Alessandra... Nicola e Alessandra furono gli ultimi zar di tutte le Russie, gli ultimi membri della dinastia imperiale dei Romanov a governare. La loro storia d'amore fu segnata da intrighi e atmosfere tragiche, come la vasta e misteriosa terra della madre Russia in cui ebbe luogo. Per secoli, dai loro palazzi a San Pietroburgo, i Romanov regnarono sull'immenso impero con potere illimitato. Gli zar erano considerati una presenza divina, l'incarnazione di Dio in terra. Ma proprio l'incrollabile convinzione di Nicola II di discendere dal potere divino fu l'origine dei mali che portarono alla sua distruzione. Stranamente, Nicola iniziò la sua carriera come timido principe senza velleità di sovrano. Da bambino era stato testimone dell'assassinio del nonno, ucciso da una bomba in un attentato. E da quel momento in poi visse con la sensazione che un disastro si sarebbe abbattuto su di lui. Un anno e mezzo prima dell'incoronazione, Nicola e Alessandra si sposarono, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quest'unione, apparentemente ideale, avrebbe scatenato un terribile destino che andava al di là della loro stessa comprensione. Nel 1896, Nicola e Alessandra furono incoronati zar e zarina di tutte le Russie in una delle cerimonie più sfarzose e indimenticabili del loro tempo. I cannoni tuonarono in tutta Mosca, mentre la splendida processione reale, fiancheggiata da centinaia di guardie, fece il suo ingresso nel Cremlino. Durante la frenesia delle celebrazioni, mentre venivano serviti pane e birra alla folla, oltre 1000 uomini, donne e bambini furono calpestati a morte. Molti videro in questo incidente il presagio di terribili sventure. È possibile che questa disgrazia abbia acuito l'impressione di Nicola di essere perseguitato da un destino avverso? Andra e i loro figli vennero assassinati, diventò uno dei misteri più inquietanti del XX secolo. In quella sera fatale morirono tutti i Romanov o ne sopravvisse qualcuno? Questa donna, Anna Anderson, era in realtà Anastasia, l'ultima dei Romanov, o solo una formidabile truffatrice? Seguiteci nel nostro viaggio oltre le mura che circondano il minaccioso palazzo della Russia imperiale. Esploreremo insieme i foschi misteri che avvolgono la sventurata casata dei Romanov. Mia amata, sono riuscito a controllarmi durante il ricevimento, ma è stata una dura lotta. Vi desidero terribilmente, più di quanto le mie parole riescano ad esprimere. Vi bacio teneramente, Nicola. Mai avrei potuto pensare che potesse esistere un tale sentimento di unione tra due mortali. Vi amo, Alessandra. Il 4 agosto 1894... il principe 24enne dovette affrontare il momento che temeva da tutta la vita. In realtà, Nicola non voleva diventare imperatore. E infatti, quando suo padre, lo zar Alessandro III, morì, il giovane principe, in preda alla disperazione, si gettò tra le braccia di un amico e, piangendo, disse: «Non posso. Non so niente dell'arte di governare. Ho paura. Ho tanta paura».
In questo periodo tormentato, tuttavia, Nicola trovò conforto in una radiosa speranza. La giovane principessa tedesca Alessandra Fiodorovna. Il loro primo incontro avvenne a un ricevimento di nozze nel Palazzo Invernale di San Pietroburgo. Lui aveva 16 anni, lei solo 12. Nicola e Alessandra si amavano profondamente, non c'è alcun dubbio. Si erano innamorati nell'istante stesso in cui si erano conosciuti da bambini. Erano assolutamente legati e devoti l'uno all'altro. Come rivelano i loro diari personali e le lettere, la coppia reale era unita da una straordinaria passione.